compagna di Franco Arminio, poeta. La mia prima domanda è: lei si definisce paesologo, giusto? Cosa vuol dire? Cosa significa? Ma in due parole direi che la paesologia è una forma di attenzione ai paesi, cioè a questi luoghi a cui a volte non danno attenzione nemmeno quelli che li abitano. È essenzialmente un esercizio percettivo, guardare i luoghi nell'idea che lo sguardo diventa anche una forma di riguardo. C'è un festival della paesologia che si fa ogni anno ad Ariano, un piccolo paese della Lucania. Quest'anno si fa dal 22 al 26 agosto. L'Italia è piena di luoghi, ancora per fortuna piena di differenze. Ecco, piuttosto che affidarsi alle astrazioni, ai pregiudizi, bisogna guardare i luoghi e curarsi con i luoghi. Io penso che il mondo esterno sia una farmacia. Ci ammaliamo con lo sguardo, possiamo curarci con lo sguardo. Ci sono dei luoghi che sono un po' la sua farmacia? Ci sono dei luoghi suoi? Sì, ognuno ha i suoi luoghi. Sicuramente i paesi più piccoli, più sperduti, quelli dove non va nessuno. Lo amo. Amo i luoghi che io chiamo della bandiera bianca, i luoghi un po' arresi, dove non va nessuno, con pochi abitanti, con poche imprese, poche. Però c'è qualcosa che io chiamerei il sacro in quei luoghi, che a me dà una sensazione di intensità, ecco, anche di commozione. Quindi per me visitare un paese abbandonato, avere una commozione che non mi danno magari luoghi più affollati. Allora, l'ultimo suo titolo è Resteranno i canti. Di che cosa parla? Su che cosa si è voluto soffermare questa volta? Un po' di quello che ho detto prima, io parlo delle cose che vedo, delle cose che mi attraversano. Anche questo è un libro d'amore, certamente, ma è un libro sul corpo, sullo spavento. Ed è soprattutto un libro appunto sui luoghi, sui piccoli paesi, anche sullo spopolamento, sull'emigrazione. Insomma, uno scrittore, se è tale, è sempre un po' fedele alle sue ossessioni. Io, insomma, vivo in un paese e la mia scrittura si carica della vita che faccio, inevitabilmente. Lei ha degli scrittori che sono una sua ossessione letteraria, per così dire? Ma per la dei contemporanei sicuramente uno scrittore austriaco, Peter Handke, che mi sembra che è molto influenzato il mio modo di scrivere. Poi poeti, tanti, Caproni, ma fino a Leopardi, cioè nessuno scrittore che si rispetti nasce da solo, elaboriamo cose già dette, già fatte da altri, nessuno fa nulla di nuovo.